Per chi ha partecipato è un'esperienza che cambia la vita. Chiaramente si torna con una marcia in più. Mi piace più pensare all'arricchimento, alla positività, alla capacità di sorprendere che hanno dei bambini come quelli che sono accolti nei nostri centri col loro sorriso, con la loro voglia di rivincita. Così si trasformano le vacanze in un gesto concreto di solidarietà e condivisione, grazie ai campi di volontariato all'estero che molte ONG e associazioni offrono a chi vuole mettersi in gioco. L'associazione Amani organizza i campi di incontro in Kenya e Zambia per condividere la vita quotidiana degli ex ragazzi di strada e animare la loro estate con il gioco. I campi si svolgono ad agosto perché è quello il mese in cui i bambini sono in vacanza da scuola e chiaramente aspettano, perché ormai dopo tanti anni conoscono insomma questa iniziativa, aspettano l'arrivo dei ragazzi italiani e le giornate passano in modo molto spontaneo, ogni occasione è buona per condividere. Già in questi mesi primaverili ci hanno chiesto quanti volontari arriveranno, cosa faremo insieme. Il progetto Terre e Libertà di Psia, ONG delle ACLI, è nato dall'esperienza dei volontari nei campi profughi dell'ex Jugoslavia. A luglio e agosto un centinaio di giovani parteciperanno ai campi di animazione per bambini in Africa, Balcani e America Latina. Il progetto Terre e Libertà oggi si è trasformato, quelle famiglie ci sono ancora, quei posti ci sono ancora, però si è un po' più allargato. Oggi è un movimento di un centinaio di italiani, di volontari italiani, giovani, un'età media sui 24 anni, che vanno a far giocare i bambini non solo in Bosnia e nei territori dell'ex Jugoslavia, ma anche in Albania, Moldova, Sud America o Africa. Lo spirito del progetto è in assoluto la voglia di conoscere dei paesi un po' in modo diverso, ma anche quello di regalare nuovamente ai ragazzi uno spazio, quello del gioco, che in alcune società spesso è dimenticato. È un modo diverso per passare la propria estate, è un modo diverso per utilizzare anche parte dei propri soldi. E i volontari che partecipano a questo progetto dicono che Terre e Libertà d'estate ti prepara ad affrontare l'inverno. E allora, per poi prepararsi all'estate, abbiamo cominciato a pensare anche ai campi invernali. Due settimane di volontariato nelle case per bambini orfani dell'Associazione Internazionale Nuestros Pequeños Hermanos, in paesi dell'America Latina, tra cui Haiti, è quanto propone la Fondazione Francesca Rava, che in Italia rappresenta l'associazione. Sì, i nostri campus si chiamano Diamoci una mano prendendoci per mano. Noi andiamo lì per aiutare questi bambini, ma loro aiutano tanto noi. Chiunque torna dice sempre: più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. Chi viene e partecipa ai nostri campus si dedica completamente ai bambini e ragazzi che accogliamo, portando amore, gioia, serenità e anche un aiuto concreto. I cantieri di solidarietà sono campi estivi organizzati dalla Caritas Ambrosiana, che in 20 anni hanno coinvolto 1.700 giovani. Quest'anno si svolgeranno in Est Europa, Africa e America Latina, ma anche in Italia, a Milano, a fianco delle persone senza dimora. Lo spirito è quello di vivere un'esperienza di condivisione, si parte in gruppo, ma si vanno ad incontrare le comunità locali, potrebbe essere il servizio con i minori, il servizio con i giovani, con i disabili, con le donne, con i rifugiati, con gli anziani, a seconda della destinazione. Chi rimane a Milano per quest'anno abbiamo una proposta nuova, un servizio dedicato alla grave emarginazione, alle persone che non ce la fanno e che hanno bisogno sia di un pasto ma anche di un alloggio. Si torna sicuramente con tante domande e in tutti i ragazzi che abbiamo incontrato negli anni precedenti si torna anche con uno spirito di rimettersi in gioco una volta rientrati. Quindi i cantieri finiranno entro la fine di agosto, però poi riproporremo ai ragazzi delle altre piste di lavoro e di impegno.